progetto Storie di questo mondo è nato per due ragioni principali. Da un lato per comunicare le attività della Fondazione Cariplo e quindi i finanziamenti che sono stati fatti fino ad oggi in ambito di area dell'area ricerca. Dall'altro lato per dare ai ricercatori le conoscenze e le competenze per comunicare la loro ricerca e i prodotti del loro lavoro. Siamo ritrovati ad avere dei ricercatori più interessati di quanto non credessimo rispetto al mondo della comunicazione. Vi chiedo di cambiare, per cui altro giro, altra corsa, sempre verso destra. I ricercatori tipicamente si occupano di un sapere, di una piccola molecola, dell'interazione fra alcune molecole, dell'RNA, di una cosa che è molto specifica. Ecco, in questi tre giorni hanno un po' di più la possibilità di staccarsi dagli esperimenti all'interno del loro laboratorio e di esercitarsi per poter parlare con delle persone che non sono altri ricercatori. Public engagement is becoming more and more important for researchers because science communication is my passion. And I'd like it to be the job of my life. One thing that many researchers don't anticipate when they do engagement is that people will be more interested in the researcher as a person than the work the researcher does. And I'm very keen that researchers learn to talk about themselves. So, okay, do you want the truth? That's the best I've ever seen that done. Quello che mi porto a casa da questi tre giorni è il capire che la nostra non deve essere il nostro messaggio, un messaggio di nicchia che deve raggiungere soltanto un'elite. Cercare di uscire dai nostri luoghi di lavoro e comunicare alle persone, perché le persone sono interessate a quello che facciamo. Il pubblico non è solamente una lavagna da riempire, da scrivere, una scatola da riempire, ma può darti qualcosa. Il ruolo della Fondazione Cariplo negli ultimi 15 anni è stato quello di promuovere e offrire delle opportunità ai giovani soprattutto, di produrre buona ricerca in un ambiente che fosse un ambiente che premiasse il merito. Una fondazione come la nostra deve investire attività, fondi e anche attenzioni verso l'identificazione e l'anticipazione dei fabbisogni. Questo è un elemento molto importante, lo facciamo con strumenti ad hoc, audizioni, un'attività di ricognizione costante che ci consente di delineare dei programmi di intervento in modo quanto più possibile utile per la società civile.